Ciao ragazzi, benvenuti in questo video, un video al volo. Volevo semplicemente sottolineare un concetto, perché ieri ho pubblicato questo video su Spotify che va, secondo me, inteso come uno strumento di promozione. Tu non carichi una canzone su YouTube per fare i soldi inizialmente se parti da zero, ma perché speri di farti conoscere, no? Di farti pubblicità. Allo stesso modo dovresti intendere Spotify. È inutile continuare a lamentarsi che su Spotify si guadagna poco, usiamolo per quello a cui serve, cioè promuoversi, era questo sostanzialmente il succo del video. Poi dicevo, i soldi si fanno, il grosso si fa coi live, no? A meno che tu non fai un super singolone, no? Io mi riferisco sempre a musicisti normali che lavorano nella musica, con la musica e vivono di musica anche senza essere famosi, ok? Quindi tu, se non hai piazzato il grande singolo dell'estate o il grande singolo della vita, lavori sostanzialmente con i live. Ok, un concetto che sembra essere veramente chiaro, lineare, boom, giù di commenti, ma i live non te li pagano, non si trovano, non riesco a suonare, come si fa? I soldi stanno nei live, sì, ma falli live. Ragazzi, c'è sempre questa parte che il musicista proprio si dimentica. Ho già fatto un video sull'argomento, no? Sul fatto che praticamente dipende dalla tua musica. Se tu non riesci a trovare un live, se non riesci a suonare, se non riesci a farti pagare, ma fattela una domanda, forse dipende da quello che proponi, dalla tua musica, indipendentemente da quello che fai in termini di bellezza o bravura assoluta, ma proprio in termini di c'è una domanda per quello che faccio, c'è un pubblico disposto a pagarmi. Se non c'è, basta, inutile che ci lamentiamo, cambiamo mestiere, cioè ci proviamo e non, se non, se non, se non riesco dopo anni e anni a fare un live che vengo pagato bene, ci metto, uno ha scritto, ci ha messo 3 mesi per organizzare il live e poi ha guadagnato pochissimo. Se non troviamo una situazione che ci fa, diciamo, mantenere, ok, in cui riusciamo a mantenerci economicamente, ok, con la musica, beh, vuol dire che non è che non siamo bravi, non interessa quello che facciamo, non, cioè basta, è inutile lamentarsi. Il mio era un discorso semplicemente in cui sottolineavo che quando uno vive di musica, il grosso gli arriva dai live, ok? Semplicemente un po' di CI o di Soundriff e poi live, tanti live, non certo dalla vendita dei dischi o dalla vendita che non si vendono più o dallo streaming, ok? Questo, tutto questo. Se poi tu non riesci a fare concerti, a essere pagato, eccetera, eccetera, fate le due domande, ok? Io ho semplicemente fotografato il settore. Attualmente, a meno che tu non abbia fatto una hit o hai delle canzoni in radio, o non so che cosa, o non ha, o non fa. Poi è ovvio, ci sono le eccezioni. C'era uno che ha scritto: io sono un pianista, faccio 600.000 streaming su Spotify al mese. Fai un calcolo 0,003 a click per 600.000, veniva un 1.500 euro al mese. Va benissimo, beato te. Però questa, diciamo, è un'eccezione. Qualcuno, non sono tantissimi casi, ok? Il resto viene dai live, ok? Se tu fai musica tua, la suoni e non hai hit famose, i concerti ti mantengono in vita. Era semplicemente un'osservazione del genere. È inutile che io veramente non ce la faccio più a sentire la gente che si lamenta. Ma non vi lamentate, non state a scrivere, fatevi due domande. Cioè, magari posso risultare antipatico, però veramente, io sono veramente contro al lamento. Che commento è? Eh sì, se a farli live, se te li pagano. Se non te li pagano, cioè, la responsabilità è mia, cioè, di quello che faccio, se funziona o non funziona, ok? Prendetevi la vostra responsabilità. Se non vi pagano per i concerti, se non riuscite a fare tanti concerti, forse non gli interessa, non interessate. Ditemi che cosa ne pensate, se volete insultarmi, insultatemi, ma dovevo dirlo perché non se ne può più di queste lamentele. Non vi lamentate, fatevi le giuste domande e cercate di capire il perché certe cose non vanno, più che lamentarvi sui social e scrivere. Ditemi cosa ne pensate e noi, se vorrete, ci vedremo al prossimo video. Ciao!